Ciao ragazze, è tornata ora dalla spesa, dal momento spesa. Siamo andati da Carrefour cercando di seguire il più possibile le offerte perché appunto sono andata a prendere Riccardo lavoro ed avevamo vicino i Carrefour, quindi insomma, a parte i miei sciogli lingua che non riesco a parlare perché ho caldissimo, vi faccio vedere subito cosa abbiamo acquistato. Ho preso delle cose un po' diverse dal solito, quindi ci tengo a farvi questo video spesa perché almeno vedete qualcosa di diverso che non sia roba Eurospin o Lidl. Allora, ho preso questa tisana fredda Flancher Bauch della Pompadour. Mi ispirava particolarmente perché per ventre piatto, senza calorie, senza zuccheri, fresca e dissetante, magari in qualche vlog. Effetto snellente, visto che sono appunto, diciamo, a dieta, ma non voglio vederla come una dieta, voglio vederla più che altro come un mangiare sano, riprendere un attimino il tutto da quando sono rimasta incinta, direi che è il caso. E questa qua è con finocchio e ananas, quindi vi farò sapere poi com'è. Poi ho preso per Federico, questo si è spiaccicato, vabbè. Kinder fetta al latte che provvedo presto a mettere in frigo. Poi due confezioni di carne per Nala, una con pollo, l'altra mi pare sia manzo. Poi abbiamo preso quest'olio di semi per frittura della Carrefour. Scusate la luce, ma il sole è andato via un attimo, quindi cercherò di schiarire un po' in editing il video, spero vediate bene. Poi ho fatto scorta di marmellate perché queste qua costavano veramente poco, della Zueg 100% frutta, solo con zuccheri della frutta, e ho preso frutti di bosco e mirtilli neri. Io solitamente prendo quella della Rigoni di Asiago, che è quella che ho al momento in frigo da finire, però era veramente carissima al Carrefour, quindi non me la sono sentita di spendere più di 4 euro per un vasetto di marmellata. E quindi ho preso questa qui a 2 euro, che comunque sempre solo con zuccheri della frutta, e così ne ho prese due al prezzo di una dell'altra, della Rigoni. Però la Rigoni è molto molto buona, soprattutto se in offerta. Poi ho preso queste fette biscottate integrali che stavano a 99 centesimi della Colussi e sono ricche di fibre e integrali. Sono anche più spesse, 100% farina integrale, visto che al mattino io mi faccio le mie 3-4 massimo fette biscottate con la marmellata. Poi abbiamo preso del latte per Alessandra, ne ho preso uno entro i 6 mesi. E due perché ne ho già altri da finire, e poi ne ho presi due dal sesto al dodicesimo mese perché appunto lei, insomma, il 7 di settembre saranno già 6 mesi, quindi ho già preso il 2 e questo qua uno. Poi un pacchettino di caffè perché era finito. Questo qui è della Cosè Caffè Armonioso, costava poco, 1,70 euro mi pare. Poi due confezioni di parmigiano reggiano, anche queste strascontate della marca Carrefour. Così stavano a 1,60 euro, 1,49 euro mi pare. Poi ho preso questi che erano sempre in offerta per Federico, che gli piacciono un sacco. Sono carini per i bambini. Se vi capita di trovarli in offerta, sono sfiziosi perché si sfilacciano tutti, quindi loro ci giocano e se li mangiano, insomma. Poi anche questi stavano a pochissimo, mi pare 1,19 euro, ed è un paccone da 700 grammi, quindi l'ho preso. Poi salumi, anche questi distrutti nel viaggio. Questo qui è prosciutto cotto di alta qualità e questo è prosciutto crudo, anche di questi erano in offerta, li ha presi Ricky. Poi ho preso la stevia in capsule, per proprio quando ho voglia di zuccherato, visto che sto cercando di non bere più zuccherato, tipo sul latte bianco ce la faccio, ma magari se è un caffè mi metto una pasticchina di stevia. Poi ho preso i Weetabix che avevo già provato tempo fa, però erano in offerta, li ho presi. E sono carini perché mettete una capsulina, una cialdina nel latte e si scioglie, insomma, si fa, o potete farlo anche con lo yogurt, insomma, è carino, sono buoni. Poi ho preso il Philadelphia Light, anche questo in offerta, ho cercato di seguire solo offerte. E poi ho preso
questa coppia di lenzuola lettino sotto con angoli elasticizzati perché ne avevo letteralmente bisogno per il lettino di Alessandra. Questi qua 10 euro, tutti e due. Poi ammorbidente della Fabuloso, mi piaceva un sacco il profumo, sa di budino. È buonissimo, molto molto vanigliato. Se vi piace la vaniglia, ve lo consiglio. Enorme. 3 litri, anche questo in offertissima. E poi non so farveli vedere tutti, 5 litri di latte Ricca Fonte, che prendiamo sempre quando capitiamo al Carrefour. Allora, ho preso la pellicola della Cookie, ho preso due rotoli da 15 di sacchetti per la spazzatura, semplicissimi, erano a 1 euro mi pare al rotolino, e sono anche quelli con la cordicella, che mi sono un po' più comodi. Poi qua c'è l'altra carne di Nala, che ah no, è sempre pollo, ne ha preso due col pollo Ricky. Poi ho preso questo yogurt qua, cremoso alla mela per Alessandra, sono appunto adatto alla crescita. Nala, cuccia! Giù! Sono adatti alla crescita, vedete c'è scritto anche lì, quindi ne ho preso uno da provare a darglielo. Poi ho preso per me il pane di segale, che comunque mi piace tantissimo, non mi dispiace affatto. Poi in offerta c'era anche questo Neutromed sapone intimo, ho preso quello freschezza con azione antibatterica, insomma tanta roba, l'avevo già provato, è fantastico, dà proprio un senso di fresco. Poi c'era una super offerta sullo shampoo, visto che li ho completamente finiti. Con questo qua mi ero trovata molto bene ed è l'Elvive della L'Oreal Dream Long per capelli molto lunghi. E vedete c'è il pacco da 2, quindi questo conveniva, mi pare, o 2,99, mi pare 2,99 tutti e due. Secondo me è un ottimo prezzo per essere quel modello lì, quel tipo lì, quel modello lì. Poi Bade d'Ast Noir, preso da Ricky per la doccia. Poi qua c'è altro latte, come vi dicevo ne abbiamo presi 5 e questo è andato. Poi quest'altro sacchettino abbiamo questi cereali qua che si è scelto Federico, poi pan carré, due pacchetti. Poi mozzarella, questa qua era in offerta a 1 euro e qualcosa, 100% latte italiano, non vedo la marca per ora dirvela, fior di latte, non c'è scritto altro. Poi ho preso questa maxi confezione di yogurt bianco senza grassi della Müller, 0% di grassi. Abbiamo un ospite, aiuto! Ciao, Ciao amore mio! faccio io il video spesa, dove siamo arrivati? Supergirl! Non lo so. Ho preso, sempre per Ale, oddio, questo yogurt alla pera inomogenizzato con solo gli zuccheri della frutta. Questo qui. Sempre più buio, qua. Sono le 7 di sera, quindi si sta per scurire. Poi ho preso questa pappa completa per quando uno è un po' di fretta, dal sesto mese, anche questa, senza sale aggiunto, senza conservanti, ingredienti selezionati, verdure, pastina e formaggino, subito pronta per quando uno è un po' di corsa. Poi le ho preso questo bicchiere qua, carinissimo, di Minnie. Le ho preso questo perché in realtà per quando le do un goccio d'acqua o voglio farle, non lo so, un po' di camomilla, qualcosa del genere, purtroppo, soprattutto se le sto dando le prime pappe, se glielo do nel suo biberon, inizia a strillare perché vuole il latte, perché vede il biberon e quindi pensa, ok, è latte, invece è acqua. E quindi ho provato, mi è venuta in mente l'idea di prendere una cosa diversa, un bicchiere, una cosa che le ricordasse la pappa, da utilizzare solo quando gli do la pappa, in maniera che riesca a distinguere il momento colazione, quindi latte, biberon, coccola oppure prima di nanna, e il momento pappa, perché altrimenti strilla come una pazza. Quindi le ho preso questo qua che mi piaceva tantissimo, molto molto carino.
E si può usare dal quarto mese se mi interessa. Poi ho preso anche questa bavetta qui, ma in silicone, perché con le prime pappe, vi giuro, sto sclerando malissimo, nel senso che sto lavando quintali di bavette, bavaglini, eccetera. E quindi, visto che questo ce l'ha avuto per Federico ed è comodissimo, l'ho preso anche per lei perché il suo si era distrutto. E dal sesto mese, quindi lei ha quasi 6 mesi, si può già utilizzare. Si stringe al collo con le varie misure. E questo è fantastico, ragazze. Poi non ve ne staccate più, ve lo garantisco, perché questo qua cade la pappa, lo lavate sotto l'acqua, lo mettete lì a scolare come fossero i piatti, lo pulite, lo asciugate oppure lo mettete via. È comodissimo, non state a lavare quintali di bavaglini. Quindi il bavaglino magari ve lo tenete in borsetta, nella borsa del passeggino per quando uscite, questo lo tenete per quando mangia sempre a casa, che è qualcosa di super meraviglioso, quindi straconsigliato. Ve lo dice una che c'è già passata. E poi basta, direi che... Vabbè, poi abbiamo preso un quintale di acqua e mi pare che non ci sia altro. Poi vi faccio vedere anche due paia di scarpe che con i saldi e con un'altra offerta, se prendevi due paia con i saldi, il secondo paio aveva ancora il 20%, quindi super offerta scarpe. Avremmo voluto approfittarne anche per noi, però quando sei genitori alla fine si guardano solo i bambini. Quindi Ricky gli ha preso questi due paia di scarpe, adesso ve le faccio vedere. E poi mi sono presa una crema corpo che adesso vi mostro. E quindi niente, ci trasferiamo di là, perché è tutto di là. Allora, scarpe invece ve le faccio vedere, vi ho piazzate lì perché non riesco altrimenti con una mano sola ad aprire tutto. Allora, vi faccio vedere prima la crema che mi sono presa io, perché io adoro le profumazioni al fiore di loto e quindi l'ho presa, me la sono fatta tutta scocciare perché alcune si aprivano e quindi le ho chiesto se per sicurezza me la chiudeva. Comunque questa qui, Organic Shop Lotus crema corpo ai 5 oli, mi sembrava veramente fantastica, il 99,54% di prodotto naturale, quindi deve essere qualcosa di super wow. Vi dirò anche questo in un vlog. E poi come scarpe abbiamo trovato, spero vediate, ma non ho altri modi dove mettervi. Allora, abbiamo trovato queste qui, mi piacciono tantissimo per quando inizierà poi la scuola, visto che manca poco. New York qualcosa, New York Walkers o qualcosa del genere, costavano 22,90 col 50% di sconto, quindi 10-11 euro, e sono carinissime. Si possono lasciare già allacciate e basta aprire la cernierina, cioè non serve praticamente slacciarle, quindi super comode, e sono fatte così. E invece l'altro paio sono della Carrera, una marca che fa scarpe veramente carinissime, questa qui, e gliele abbiamo prese fatte così. Non so se rende il colore, ma è un marrone grigio molto elegante, molto carina anche questa, con un jeans veramente bella. Questa invece a strappo, un po' più semplice e secondo me anche un po' più pesantina, più per l'autunno, quindi gliel'ho presa già per proiettata un po' più avanti. E voilà, quindi queste sono le altre cose che abbiamo acquistato. E niente, questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Corro a dar la pappa alla bimba. Un bacione, al prossimo video. Lascia un like, iscriviti se non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video.